all'uomo venne caso a me. E che bella cosa è stata. Quando ti parla, ma capita, stai crescendo e passa via. Accercate sempre a dire niente che le carte sappiano. Quando è bella non a me. E c'è un'attenzione di lei con me. La notte, quando io non mi sentivo, quando il tuo suono stecchiaggevo, venivo città a città per vedere un mese. Ma carazzevo, ogni cosa tu consiglio di passare. Ogni tanto è vero, tu gli devi santa ragione. Ma ce l'ha fatta, è stato solo per me dell'educazione. A volte capiteva che io non mi sentivo. E mi ricordo buono ancora i parole che mi dicevo. Tu a mangiare a nonno, a così a stai buono e a peccare. Non pensavo ancora sta vecchiaretta, che a me mi deve di più e ieri di meno. Ma nonno è contento lo stesso. Mi basta un po' e si sente già ricco. Pur ci si leva bene dalla bocca. E senza averlo torta qualche duro, la nonna a me non la cancio per nessuno. E ancora io mi prego a Gesù e fammi tenere la nonna per tutta la vita. Allora, siamo molto orgogliosi che ancora una volta la WIL di Palagiani, in collaborazione con l'ADA provinciale di Taranto, si distingue nelle sue iniziative a favore dei lavoratori e dei giovani, soprattutto per gli anziani, una delle fasce più deboli e meritevoli di assistenza. Ringrazio il gruppo WIL di Palagiani, noi adulti, che ancora una volta con la loro iniziativa, con il loro fare, si mettono a disposizione della comunità. Ringrazio il sindaco di Cristiano La Segna per la sua presenza, ci ha onorato in questa celebrazione della festa dei nonni stasera, ancora un grazie. E speriamo di ritrovarci il prossimo anno, per ogni cosa si resta a vostra disposizione. Grazie, buona serata a tutti. È il secondo anno che organizzo la festa dei nonni come organizzazione sindacale della WIL. Quest'anno l'ho organizzato davvero col cuore perché tra me e la gente più anziana si instaura un rapporto di fiducia e di stima. I nonni sono elemento essenziale nella famiglia e nella società moderna, in quanto in alcune famiglie, ad esempio, dove i figli sono più agiati che lavorano, i nonni si prendono cura dei propri nipoti e quindi li portano a scuola, li vanno a prendere e siccome poi hanno anche tanto tempo libero ci giocano insieme. Mentre in altri casi dove invece i figli sono più sfortunati e quindi sono disoccupati oppure hanno un lavoro precario e per quella famiglia è difficile arrivare a fine mese, grazie al sostegno dei nonni si riesce a far quadrare i conti e per questi motivi penso che la festa dei nonni non deve essere festeggiata soltanto il 2 ottobre ma deve essere festeggiata tutti i giorni dell'anno perché come sono loro disponibili nei confronti della famiglia allo stesso modo lo devono essere i figli e i nipoti per loro e li dobbiamo sostenere soprattutto quando ce lo chiedono loro. Per questo motivo auguro a tutti i nonni una buona festa. Ora non andate via perché ci sarà un piccolo buffet, nel frattempo qualcuno che vuole cantare, ballare e ancora recitare.